Salve, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi torniamo ai vecchi tempi, torniamo ai momenti di nerd per parlare di come poter verificare la capacità della propria batteria e quindi di conseguenza anche di valutare un eventuale degrado. Parliamo di tutto questo subito dopo la sigla. Un paio di veloci premesse. Prima di tutto voglio dire che su YouTube ogni tanto spariscono i messaggi. Io non so se siete voi a cancellarli, però a volte anche messaggi innocenti tipo bravo, grazie, insomma cose molto semplici, ma mi arriva la notifica e poi vado a vedere e non c'è più quel messaggio, non lo ritrovo più. Se per caso è sparito un vostro messaggio, vi assicuro che io non ho mai cancellato neanche un messaggio su YouTube, quindi non sono stato io. Forse siete stati semplicemente voi a dire grazie e poi dopo, subito dopo a pensarci a dire ma perché lo ringrazio e a cancellare il messaggio. Va bene, scherzi a parte, spero di no. La seconda cosa che volevo dirvi è ricordarvi che c'è questo nuovo canale su Reddit, Auto Elettrica. È partito benissimo perché dallo scorso video siamo già più di 150 persone e è particolarmente pulito, ordinato e utile, direi, già molto utile, c'è già un po' di utenti attivi, quindi venite. È troppo popolato da utenti Tesla, a essere sincero, siamo tutti con la Tesla e pochissimi con altre auto, Zoe o il gruppo PSA, però venite, perché l'ho già detto e lo ripeto, non ho nessun interesse particolare personale, ma lo ritrovo un posto molto adatto a discutere di opinioni o di esperienze di auto elettrica o anche semplicemente per informarsi, per curiosità. Detto questo, il video di oggi, come dicevo, fa parte della serie Momenti di Nerd, dove andiamo a sviscerare un po' meglio i dati della nostra batteria o della nostra auto elettrica, ed in particolare oggi andiamo a valutare qual è la capacità effettiva della nostra batteria. C'è un gatto, non ci crederete, ma c'è un gatto. Parlavamo di gattini, come faccio a inquadrarvelo? Fantastico, i video sulla Tesla attirano i gattini. Quello che voglio fare adesso è poter verificare la capacità effettiva della mia batteria, più o meno effettiva. Perché? Perché la capacità effettiva dipende da molti parametri. Quello che possiamo misurare in maniera più semplice è certamente la capacità presunta dal BMS. BMS sta per Battery Management System, quindi sistema di gestione della batteria. Ci sono delle applicazioni, in particolare per la Tesla ce n'è una che si chiama Scan My Tesla, che permette di accedere al CAN bus, cioè a quel bus di dati dove scorrono tutti i dati di comunicazione tra le varie centraline e i vari sistemi informatici dell'auto, e dove questo Scan My Tesla legge i dati, li interpreta e ci dà in varie pagine dei valori a dei livelli di nerd pazzeschi. Per chi è interessato metterò un link qua sotto. Io non ho Scan My Tesla, però nello schermo io vedo la percentuale di batteria che posso utilizzare. Ora, questa percentuale di batteria è chiaramente in relazione alla capacità in kilowattora. Quindi io, misurando quanti kilowattora mi scala l'auto in base ai punti percentuali, posso capire qual è la capienza della mia batteria. Ora, non vorrei andare troppo sul complicato, però i kilowattora sono volts per ampere ora. I volts variano, il voltaggio varia se la batteria è più carica o è meno carica, per cui questa percentuale non in tutte le auto è lineare, perché a parità di ampere ora, con un voltaggio più basso ho meno kilowattora, con un voltaggio più alto ho più kilowattora. È evidente che in quelle auto che valutano gli ampere ora più che i kilowattora, la percentuale di energia in kilowattora non è lineare, cioè passare dal 100% al 90% è diverso che passare dal 50% al 40%. Sono sempre 10 punti percentuali, ma la quantità di energia non è la stessa. Tesla sembra che invece compensi questo calo dei volts via via che si scarica la batteria, e quindi un punto percentuale della Tesla è sempre lo stesso valore in kilowattora. Detto questo, io, misurando quanti kilowattora consumo scalando 10 punti percentuali della mia quantità di batteria disponibile, posso capire quanto sarebbe poi il 100%, moltiplicando questo valore per 10. Spero sia abbastanza chiaro. Vediamo però un paio di possibili problemi, cioè un paio di possibili errori che possono sorgere in questo tipo di misurazione. Il primo è che la percentuale visualizzata dallo schermo non è quella realmente della batteria, ma è quella utilizzabile. E questo è un problema soprattutto quando è freddo.
ad esempio adesso io ho un 54% di batteria misurato da Tesla Mate, ma soltanto un 53% visualizzato. Quindi questo tipo di misurazione, soprattutto se dovesse essere freddo, se la batteria dovesse essere fredda, sarebbe sicuramente poco precisa, perché la percentuale di batteria disponibile potrebbe addirittura aumentare. Ne ho già parlato in un altro video. Ho visto delle differenze anche di 5 punti percentuali tra quella visualizzata e quella realmente accumulata, che non è disponibile in quel momento, ma torna disponibile al momento che la batteria si scalda un po'. La seconda cosa è che io ho una percentuale arrotondata all'unità. Per fare un esempio pratico, se io vedo scalare da 20% a 19%, un punto percentuale, forse sono passato da 19.5 a 19.4, e quindi la visualizzazione è passata da 20 a 19, oppure sono passato da 20.4 e la visualizzazione è sempre 20 a 18.5, che la visualizzazione è invece 19. Quindi questo tipo di arrotondamento, capite che mi rende abbastanza imprecisa la misurazione se parliamo di pochi punti percentuali. Ovviamente se passo dal 90 al 10%, questo tipo di errore è molto più sottile. Però io come posso adesso, in questo mio test di oggi, ovviare a questo problema? Io tengo aperto Scan My Tesla sul monitor dello schermo e cercherò di guidare in maniera continua, prendendo come punto esatto e in cui azzererò il contatore dei kilowatt e del consumo, quando scatta esattamente un punto percentuale, e poi dopo 10 punti percentuali, di nuovo quando scatta quella valore lì, facciamo dal 50 al 40% ad esempio. Quindi appena scatta da 51 a 50 io a 0, e quando scatta da 41 a 40 io controllo il consumo in quel momento. Questo mi dovrebbe dare in maniera abbastanza precisa 10 punti percentuali della mia batteria a quanti kilowattora corrispondono. Detto questo, dato che io una misurazione di questo tipo l'ho già fatta in un video che vi metto di qua, potrò vedere se la mia batteria ha già avuto un degrado. No, non è strano aspettarsi un degrado già dopo pochi mesi, perché ipotizzando che in 8 anni perderà circa il 15%, probabilmente perderà un 7-8% nei primi 2 anni, un anno e mezzo due, e l'altro 7-8% negli altri 6 anni. La chimica deve un po', diciamo, stabilizzarsi. Sono curioso quanto voi di vedere i risultati, e quindi niente, partiamo. Naturalmente in questo modo io misurerò dal 100% allo 0%. Sappiamo che le Tesla hanno circa 3 kWh sotto lo 0%, però quelli non li considero. E quindi quando scatterà una percentuale io azzererò un parziale e cercherò, non vi fate ingannare, questo 84 Wh al chilometro, c'è un dislivello da casa mia a questo punto. Ho fatto discesa. Azzererò questo parziale e attraverso questi dati cercherò di fare le mie considerazioni. Ecco qua, 53, e allora noi qua ripristino. Azzerato. Ora, quando arriverà a 43, vedremo i valori qua parziali, quello che ci indicherà. Non mi preoccupo minimamente della velocità che devo tenere, del fatto che ci sia oggi molto vento, magari del dislivello che adesso sono un po' in salita e quindi magari consumi più alti, o del riscaldamento del condizionatore acceso, perché questo indicatore considera assolutamente tutto. Io qui vedo il kilowattora effettivamente che tiro fuori dalla mia batteria. Con forti consumi probabilmente c'è più una dispersione in termini di calore, che non so se questo misuratore riuscirà a misurare in maniera perfetta, quindi l'ideale è non farlo, insomma, sull'autobahn tedesca a 200 all'ora. Quello che invece non viene misurato sono gli eventuali consumi ad auto ferma. Quindi se io mi fermo e lascio l'auto in modalità sentinella con le telecamere accese e poi la preriscaldo prima di partire accendendo il riscaldamento oppure il raffrescamento dall'app e cose del genere, quei consumi quando l'auto è ferma non vengono inclusi in questo trip di viaggio, e quindi la mia misurazione non sarebbe abbastanza valida. Ecco che ci stiamo avvicinando, perché siamo al 44% in entrambi gli indicatori. Appena scatterà 43 su quello di Tesla Mate, tra batteria effettiva, guarderemo i dati esatti in questo schema. 43, questi sono i dati. Facciamo due conti. Secondo questi dati, la capacità effettiva della mia batteria è di 71,5 kWh.
Ora, di buono c'è che questo valore è confermato dai dati di Tesla Made. Io dopo ho prolungato il test e ho consumato un totale del 32% usando 23,04 kWh, il che, secondo un calcolo, mi dà 72 kWh, quindi abbastanza coerente e compatibile con il valore calcolato utilizzando soltanto gli strumenti dentro l'auto. Tra l'altro, a batteria calda, la visualizzazione di percentuale utilizzabile e la batteria effettiva sono praticamente identiche. Quello che invece non ha funzionato è che, al contrario di quello che pensavo, con un utilizzo normale dell'auto ci sono delle dispersioni che fanno variare un po' troppo questi dati. Sono andato a rivedere alcuni viaggi passati fatti e misurati con Tesla Mate e il valore che ne risulta di capacità totale di batteria è molto ballerino, si va da un 69 kWh a un 75,9, quindi e con viaggi anche fatti nello stesso giorno, quindi è un po' troppo ballerino. Una vera prova di quanto è capiente la vostra batteria dovrebbe prevedere una partenza con il 100% e arrivare finché l'auto non si ferma, o almeno finché non arriva allo 0%, se non vogliamo rischiare di utilizzare questo buffer in fondo, perché questo buffer non sempre è disponibile. Cioè, attenzione, non facciamoci conto su questo buffer sotto lo 0%. Ad esempio, se ci sono temperature un po' rigide, può darsi che questa energia non sia disponibile, proprio letteralmente la batteria non ce la possa dare, quindi rimaniamo a piedi, non ci facciamo troppo conto. Un'altra cosa da considerare è che questa percentuale di batteria è comunque una batteria che ci dà il BMS, cioè il sistema di gestione dell'auto ci dice che io in questo momento ho il 58%. Ma quanto è sicuro questa percentuale? Dipende da tantissime cose anche questa, perché ci sono dei comportamenti che potrebbero sbilanciare il BMS. Non vuol dire rovinare la batteria, attenzione, vuol dire che il BMS non sa bene quanta energia c'è dentro, che è molto diverso da un degrado vero e proprio. Cos'è che può sbilanciare il BMS? Tantissime cose, e di questo magari ne parliamo in un altro video. Però ci sono anche dei sistemi più o meno dimostrati che possono un po' ricalibrarlo. Ripeto ancora una volta, non vuol dire guadagnare degrado della batteria, cioè recuperare un eventuale degrado ormai avvenuto. Quello che intendo è calibrare meglio quello che il BMS percepisce. In conclusione a tutto questo, posso aggiungere che se io in tutti questi miei calcoli devo affidarmi al BMS, è l'unica cosa che posso fare, potrei anche fidarmi semplicemente del cosiddetto projected range, cioè la stima del range che ha l'auto. E questo è un valore che io posso vedere di nuovo su Tesla Mate. C'è proprio una schermata apposita che mi fa vedere in ogni momento quanto era, oppure si può impostare lo schermo invece che in percentuale in chilometri e caricare fino al 100% e vedere quanto ci indica l'auto. In realtà c'è un sistema per non caricare l'auto al 100% e vedere quanto sarebbe questo valore, e lo possiamo vedere dall'auto. Se noi spostiamo, ovviamente prima abbiamo impostato la visualizzazione della batteria in chilometri invece che in percentuale, e poi spostando il limite di carica vedete che a sinistra mi indica esattamente i chilometri che avrei al 100%, sempre stimati. Sono valori precisi? Anche questi non lo sono, però questi valori segnati mese per mese, anno dopo anno, possono darci un'idea di quanto è il degrado della nostra batteria, magari facendo una media. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se avete qualche domanda potete farla nei commenti qua sotto, oppure se volete parlarne in maniera un po' più approfondita venite nel subreddit auto elettrica, di nuovo link ve lo metto qua sotto, e lì abbiamo tutto lo spazio e tutti gli strumenti per parlarne e per fare tutte le domande che volete. Con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!